Capitan Caillou. Caillou sta aspettando il nonno. Oggi andranno al parco. Ciao, nonno! Ciao, Caillou! Sei pronto per una giornata speciale nel parco? Sì! Perché è così speciale? Che facciamo? Che cosa c'è nella scatola? No, no, aspetta. Lo vedrai quando saremo nel parco. Caillou è molto curioso. Che cosa ci sarà in quella scatola? Sarà meglio che andiate. Prima arrivate al parco e prima scoprirai che cosa c'è lì dentro. Sì, andiamo, nonno! Ciao, papà! Dai! Aspettami, arrivo! Caillou e il nonno prendono l'autobus fino al parco. Del resto a tutti i bambini piace andare in autobus. Ma ora Caillou pensa solamente a quella scatola misteriosa. Allora mi dici che cosa c'è nella scatola? Cercherò di aiutarti. È una cosa con cui potremo giocare nel parco. È un pallone da calcio, un aquilone? Caillou pensa a tutte le cose che possono servire per stare al parco. Ci sono! Secondo me è un grande elicottero! Aspetta un momento, potresti avere ragione. No, non è un grande elicottero! Allora che cos'è, nonno? Finalmente al parco! È forse un orso di peluche? No! Potrebbe essere un orso vero? Spero di no! Nonno, guarda quante barche! Caillou ama guardare le barche nel laghetto. Hai visto? Stanno facendo una gara! Anche io ne vorrei una così! Oh, che bello! Il mio sogno si realizza! L'ho fatta io stesso! Ti piace? Sì! E riesce anche a navigare! Lo scopriremo subito! Mettono la barca in acqua! Caillou è molto emozionato, anche perché il nonno gli fa pilotare la barca. La sto pilotando! Esatto, Capitan Caillou. Ma stai molto attento. Se viri troppo velocemente, potrebbe ribaltarsi. Possiamo gareggiare con le altre barche, nonno. Scommetto che vinceremo. Certo! Caillou immagina di essere diventato un abile capitano di una vera barca. Capitan Caillou! Ciao! La mia barca è senz'altro più veloce di tutte le altre barche! Sono più veloce dei pesci! Sono anche più veloce degli uccelli! La mia barca è davvero la più veloce del mondo! Sei pronto per una gara? Sì! Bene, allora lascia che ti allinei la barca. Ciao, Caillou! Ciao, Emma! Lei è Emma, viene all'asilo con me. Oggi Emma gareggerà con noi. La sua barca è quella rossa e quel bambino lì ha la barca verde. Scommetto che vinceremo noi, nonno. Forse vinceremo. Ma ricorda che la cosa più importante è riuscire a divertirsi. Il traguardo, bambini, è l'altra sponda del laghetto. Ai vostri posti. Pronti? Via! La mia barca è più veloce della tua. Non credo proprio.
E adesso ti faccio vedere. Caillou vuole proprio vincere la gara. Quindi decide di far andare la sua barchetta ancora più veloce. Stai attento, Caillou, non troppo veloce. Guarda, stiamo vincendo! Più veloce, più veloce! Oh no! Oh, che peccato. Sarà per la prossima volta. Oh! Caillou è triste. La sua barca è andata addosso a quella di Emma, che si è ribaltata. Scusa, Emma. Oh, non fa niente. Vengo qui con il mio papà tutti i weekend. E la mia barca purtroppo si ribalta sempre. Hai detto che si ribalta ogni settimana? Sì, è davvero difficile farla andare dritta. Comunque, io mi diverto lo stesso. Sì, anche io mi diverto. Bravo! Ecco la tua barca, Emma. Avanti, su, vai a fare i complimenti al vincitore. D'accordo, nonno. Presto arriva l'ora di tornare a casa. Allora sei dispiaciuto di non aver vinto la gara? Lo sono un po', ma mi piace essere Capitan Caillou, anche se non riesco a vincere. Ti andrebbe di essere di nuovo Capitan Caillou sabato prossimo? Sì! Vroom, vroom! La prossima volta non andrò troppo veloce, così non mi ribalterò. Questa è proprio una saggia idea, Capitan Caillou. Fantastico! Il rumore più rumoroso. Caillou si sta divertendo a giocare con il camion dei pompieri. Sono il comandante dei pompieri! Incendio al vecchio molo! Andiamo! Stai gridando troppo, Caillou. Rosie sta cercando di dormire. Scusa, mamma. Perché non vai a giocare fuori? Caillou non vuole affatto andare fuori. Ma sa che lì avrebbe potuto fare tutto il rumore che voleva. Va bene. Mamma! Arrivo subito, Rosie. C'è un incendio! Coraggio, andiamo subito a spegnerlo! Caillou non riesce nemmeno a sentire il suo camion dei pompieri perché suo papà sta facendo ancora più rumore di lui. Sicuramente di fare silenzio. Allora è un bene che l'erba cresca fuori e non dentro casa, non è vero, Caillou? Ma che dici, papà? Tagliare l'erba fa venire tantissima sete. È proprio il momento di bere un bel bicchiere di succo di frutta. Tu che ne dici? Sì, lo voglio anche io. Caillou e il papà stanno bevendo del succo di mela ed è buonissimo. Mi piace questo rumore. Perché dici così? Perché purtroppo il mio succo di frutta è finito. Eh già, hai ragione. È proprio un brutto rumore. Da qua lo metterò via. Caillou si chiede se esista qualcosa di più rumoroso del tosaerba di suo papà. Proprio così, tesoro! Hai sentito?
Certo, quel camion fa il rumore più rumoroso del mondo. Conosco un rumore ancora più forte di questo. Davvero? Qual è? È una sorpresa. Dobbiamo guidare un po' per sentirlo. Andiamo. È questo il rumore più forte, papà? Questo è forte, è vero, ma non è forte come quello che ascolterai tra poco. Ma questo è un bel rumore. Sì, è vero. Perciò non è il rumore che volevi farmi sentire. No. Caillou è proprio curioso di sapere dove lo stesse portando il papà e quale sarebbe stato il rumore forte. Forse il papà si è sbagliato. Non si sentono rumori più rumorosi. Ma non c'è nessun rumore, è tutto tranquillo. Non preoccuparti, non lo sarà per molto, vedrai. Visto anche tu! Papà, hai visto quell'aereo? L'ho visto! Hai sentito il rumore che faceva? Vorrei vedere molti altri aeroplani! Certo! Ecco, guarda, ce n'è uno che si sta preparando per l'atterraggio! Gli aerei sono bellissimi. Caillou immagina che un giorno, quando sarebbe stato più grande, forse avrebbe fatto il pilota. Adesso mi trovo tra le nuvole! Atterraggio consentito sulla pista 5, passo. Affermativo, pista 5 ricevuto, chiudo. Vedo la pista 5, eccomi, arrivo. Oh, vroom, vroom. Senza alcun dubbio è questo il rumore più forte del mondo. Allora, dove siete stati oggi? Papà mi ha portato a vedere... Caillou all'improvviso si ricorda che Rosie sta dormendo. Bisogna fare silenzio. Ops, scusa tanto, mamma. Non preoccuparti. Allora, che stavi dicendo? Papà mi ha portato all'aeroporto a vedere gli aerei. Sono bellissimi e fanno tanto rumore. Lo sai, sono anche più rumorosi del camion della spazzatura e del tosa erba. Vedo che ti è piaciuto molto, Caillou. Sembra che anche tu sia pronto per dormire. Ti piacciono gli aerei, Gilbert? A me piacciono perché sono tanto rumorosi. Caillou decide che, anche se gli piace il rumore forte degli aerei, ama ancora di più il dolce rumore di Gilbert che fa le fusa. Crescere. Caillou, Caillou, sei piccolino tu. Chissà come sarai quando crescerai. Caillou, Caillou, sei un bambino tu. Chissà cosa farai quando crescerai. Scriverai poesie o la chitarra suonerai. Sarai un astronauta e fra le stelle viaggerai. Sarai un esploratore o forse un calciatore, un dottore o un pilota, tu prova a immaginare. Non aver paura, non ti scoraggiare,
Segui i tuoi sogni, in alto puoi arrivare. Caillou, Caillou, sei il mio bambino tu. Chissà cosa farai quando un giorno crescerai. Caillou e il suo primo matrimonio. Questo è un giorno molto importante. Jonas, l'amico del papà, si sposa. Caillou e Rosie sono stati invitati al matrimonio. Ecco qui, Caillou. Sei molto bello, davvero. Pensi che questo matrimonio sarà come il matrimonio tuo e della mamma? Sarà quasi uguale. Il nostro matrimonio è stato bellissimo, anche se tu e Rosie non ci avete aiutati nei preparativi perché non eravate ancora nati. Oh, bene, sei pronto. Ripassiamo quello che tu e Rosie dovrete fare durante la cerimonia. Caillou ha un compito delicato e molto importante. Deve portare le fedi nuziali. Oh! 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 Esercitiamoci con un solo anello. No, tesoro, tu porti il cuscino con gli anelli lungo la navata, va bene? Ecco qui, Rosie. Facciamo finta che qui dentro ci siano petali di rosa. Cammina lungo la navata e subito dopo gettali davanti a te. Bene! Caillou, quando papà ti chiede gli anelli, li devi dare a lui. E saprete che tutto è finito quando la sposa e lo sposo si baciano in questo modo. Molto bene, penso che siamo tutti pronti, sbrighiamoci. Sarà una giornata davvero lunga. Voglio che voi due proviate a restare così puliti e in ordine. Non vedo l'ora di vedere Lucky, il cavallo di Jonas. Spero che si ricordi di me. È il caso di portare qualche carota a Lucky. Che bello! Il nonno e la nonna sono già arrivati! Oh! Va tutto bene, mamma! Sono ancora pulito! Benvenuti! Vorrei che conosceste Kristen, la mia futura moglie. Siete pronti per prendere parte a un matrimonio? Posso andare a vedere Lucky? Dobbiamo fare un'altra prova prima. Da questa parte? Sì! Caillou, se vuoi che la gente che è davanti a te si sposti, chiedi permesso. Permesso? Certamente, mio piccolo amico. I piccoli provano ancora una volta. La nonna fa finta di essere Kristen, perché lei è impegnata a prepararsi. Non adesso, amore. Facciamo solo finta di gettarli. Vuoi tu, Kristen, prendere Jonas come tuo legittimo sposo? Sì, lo voglio. Con questo anello io vi sposo. Una cerimonia perfetta. Sei un bravissimo valletto, Caillou. E tu, Rosie, sei un'ottima damigella. Posso andare a vedere Lucky ora? Certo. In effetti ho bisogno che tu mi dia una mano. Caillou è orgogliosissimo. Jonas ha bisogno del suo aiuto per condurre Lucky verso la carrozza nuziale. Così va bene, vero? Sì, vieni, Lucky, vieni! Caillou pensa che la carrozza sia come quelle che i cowboy guidavano in passato. Ha! Ha! Vai, Lucky, vai! È ora del drink! Hai finito, Lucky? E allora muoviamoci! Ti prego! Quando arriviamo in città potrai avere tutte le carote che vuoi! Mio. Queste sono per te, Lucky. Ho portato una carota per Lucky, posso dargliela? Certo, mettila sulla mano in modo che lui la possa prendere. Oh.
Dai, togliti di lì che ti sporchi tutto. Oh, guarda come ti sei conciato. Dai, fatti pulire. Scusa, mamma, ma non è colpa mia. È il fieno che mi si è attaccato addosso. Caillou quasi non riconosce Kristen. In abito da sposa sembra diversa. Stai attenta, Rosie! Oh. Permesso, signori? Ne ho trovato uno! Permesso? Ecco l'altro! Li ho trovati! Mettiamoli in tasca, Caillou. Così non cadranno più. E tu, Jonas, vuoi prendere Kristen come tua legittima sposa? Sì, lo voglio. Con questo anello io ti sposo. No. Dov'è finito l'altro anello? Con questo anello io ti sposo. Vi dichiaro marito e moglie. Puoi baciare la sposa. Wow. Ottimo lavoro, Caillou. Molto bene, Rosie. Ma ho fatto cadere gli anelli e mi sono sporcato le ginocchia. Ma alla fine li hai ritrovati. E sei stato anche molto educato. Esatto. Possono esserci stati un paio di intoppi, ma penso che sia andato tutto alla perfezione. Oh. Oh. Tieni, Rosie. Buon viaggio! Caillou è felice che tutto sia andato bene. E ancora di più, perché non ha perso gli anelli così importanti per il matrimonio.